Questo è il cane del mio amico Massimo, si chiama Matteo. È un cane che gioca, si nasconde dietro le macchine. Il grande sport, sì, però sì, gli piace non solo il calcio, cioè tutti gli sport, pallavolo, tutti quelli che c'è le palle, le palle, sì, sono tutte il sport dei codi, perché recepisce più comandi umani, cioè capite, perché sì, se fa molto un cane normale riesce a magari zinarne 30, lui lo 35. Lui è Massimo, il mio amico. Vai seduto, l'ho detto, dai, vai seduto, bravo. Bravo, da Bibiena, mio amico fioraio Massimo, la sua moglie e la sua mamma. Lilli? Eccola, questo è Lilli, il mio cane. Vieni. Bellissimo. Quindi, bellissimo. Poi lanciato. La mette dove vuole. L'hai visto il cane di Massimo? Il cane. Ma ti fai fare di più intelligente. Ma l'hai visto? No? Ma se nascondeva? Sì. Ma io andava Lilli, come stai? Ecco. Sei in coma? Sì. Arrivo! Hai fame, Lilli? Oh! L'ho fatto! Giorgi! Guarda! Chi è questa? Chi è questa? Come si chiama? Come si chiamano? Vieni! Ma come vieni? Ti sei scordata che si chiama Lilli? Mm. Ah, scusa, si chiama Giorgi come te. E per la puntata dedicata ai nostri amici a quattro zampe dell'Italia di Pia siamo arrivati a casa di Wiki, suoniamo il campanello, eccoci qua. Whisky? Mia? Ciao Mia. Tutte e due li vuole. Questa è Usha, che non è stato il primo dei miei cani, perché quando sono nata in casa mia c'era già un boxer che si chiamava Whisky. E poi dopo Usha sono arrivati Farouk, che era un pastore tedesco, poi è arrivato un altro boxer che è la mia razza preferita, che si chiama Duca. Duca ha avuto una compagna di nome Stella, che però è durata poco, e poi è arrivata anche Mia. E ultimo della carrellata, Whisky di nuovo. Un altro Whisky, un meticcio che è arrivato in casa nostra da pochissimo e che farà compagnia alla nostra adorata Mia. E lei è Mia. Amore, Whisky, eccolo!